Volevo rispondere per primo al ragazzo che ha citato la lettera di Hitler, perché non si è filato nessuno e probabilmente... Dov'è? È andato via perché... anche questo è un segnale, ragazzi. Dal punto di vista politico, se non ascolti certe voci, la gente ti muore. Esatto, è una Mazzoli, no? La lettera di Hitler si colloca, se avete presente la strada da là, no? Ma ragazzo, sono proprio te. Oi? Sono qua. Allora, sta qua, volevo rispondere a te, perché non è. Perché mi interessava la faccenda della tua vita, che tu hai citato. L'aspetto di essere un scemo della gestione di Bernazzoli in provincia dal punto di vista ambientale, che è stato silenzioso, ma che c'è stato. È rappresentato da 400-500 metri dall'altra parte, c'è anche via di Vittorio a forma Otaro, il signor Moratti, c'è presente quello dell'Inter, c'è un buco con i residui che verranno spartiti, la mia ragazza nel 12 metà da via di Vittorio 33, per la privacy. Ecco, abbiamo i giornali che nascono tipo Sarebbe, o la Simpson quando fa gli incubi, no? Per perfetto così. Ecco. Quindi, quello che dice è particolarmente interessante ed è un effetto strutturale di sistema che va a dimostrare che PD e PDL sono la stessa cosa. Roberto, mi dico che è vero, guardami prima da tutto, sai che da adesso in poi anche le cose che potrebbero lasciare. Poi, parlando alla mamma, signora, allora, guardi, no, scusate, ma io ho un rapporto molto personale con la politica, cioè io faccio parte di un partito che teoricamente ha una struttura ideologica molto complicata. Noi siamo per la quarta internazionale, come si vede dalla piena scenata maglietta che ho addosso. Ok. Carino, prima di domani proprio. Sì, sì. Allora, se lei ci pensa, è talmente sistemico quello che lei dice, che quando avevamo qualche anno in meno, io avevo una setta di capelli, facevamo lo stesso discorso, si ricorda la Nestlé, che voi contavamo le latte in polvere nei paesi africani, nota un certo film noir, cioè invece che un film lelouch, no? Che collega la Nestlé e la latte in polvere che le citava, negli anni 80-90, al cantaglio che dicevo prima alle sorti di questa mia Natale. Scomposta esposizione. Con continuità, cosa che ci ha portato anche di piaceri e grandi, io sono contento che Buzzi faccia l'avvocato e spero che mi risolva delle cose da questo punto di vista, ok? Per come ci trovavamo, noi non siamo per la legge, per rispetto alla legge in senso stretto, noi siamo per il rispetto alla giustizia. Allora, questa cosa è molto antipatica in questo regime legalitario di questo nuovo millennio, ma vi ricordo che gli obiettori di coscienza tanti anni fa sono nati proprio per violare una legge che consideravano ingiusta. E con questa...